Ciao a tutti, mi chiamo Alessandro Genovese e da grande vorrei fare l'agente immobiliare. Sono già 20 anni che lo faccio. Io mi chiamo Andrea Monteverdi, lavoro in Toscana da 2 anni. Ciao a tutti, io sono Attilio Veni, lavoro in Toscana da 16 anni. Ciao, sono Enrico e sono in Toscana da 13 anni. Ciao, mi chiamo Andy e lavoro in Toscana da 10 giorni. Un bravo agente immobiliare deve essere paziente, volenteroso, determinato. Siamo un po' degli investigatori, nel senso che siamo ricercatori di appartamenti, andiamo proprio in giro a ricercarci l'affare. Siamo un po' psicologi, siamo un po' commerciali, nel senso che giustamente dobbiamo fare le trattative, dobbiamo cercare di capire quando a un cliente interessa una determinata cosa. Per diventare, diciamo, dei professionisti dobbiamo iniziare a lavorare per la strada, facendo pubbliche relazioni. Comporta sicuramente delle difficoltà iniziali che, se superate, possono decisamente portare a traguardi importanti. Incontrando un mio amico con il quale giocavamo insieme a pallone, ci siamo incontrati per caso, mi ha proposto di fare un colloquio in questa azienda e accettai. Ho iniziato questo lavoro per caso e appena cominciato mi sono subito innamorato sia del gruppo, dell'attività e delle prospettive che questo lavoro mi dava. Ho fatto il colloquio con Genovese, mi ha parlato un po' della Toscana, mi è piaciuto come posto e ambiente e ho deciso di provare una nuova esperienza. Ho cominciato anche io, come tanti altri miei colleghi, in maniera del tutto casuale. Ho fatto tanti lavori nella mia vita, il cameriere, l'operaio, l'impiegato, e mi sono sempre trovato in difficoltà perché in nessuna di queste professioni mi sentivo valorizzato. Prima di fare questo lavoro ho fatto per 7 anni l'elettricista e quindi sono partito praticamente con zero esperienza, proprio zero esperienza assoluta. Ho iniziato a lavorare a Roma nel 1999 come semplice agente, non avevo esperienza nel settore immobiliare. Sono diventato consulente e poi direttore di filiale. Da Roma mi sono trasferito a Brescia e ho costituito la mia prima agenzia immobiliare. Sono state aperte ad oggi altre 10 agenzie immobiliari, delle quali io sono il responsabile. Oggi sono socio di più punti affiliati. Sto imparando, continuo ogni giorno a darmi da fare per migliorare e, insomma, sono convinto che alla fine di questo percorso, quando saremo alla fine, tirate le somme, mi troverò molto contento. La nostra agenzia negli ultimi 17 anni come premio fatturato è arrivata per ben 14 volte sul podio nazionale. Questo lavoro mi ha cambiato la vita, diciamo, dal punto di vista economico, professionale, ma soprattutto dal punto di vista personale, nel senso che sono riuscito a superare qualche difficoltà nell'approcciarmi con la persona. E negli ultimi 2 anni siamo arrivati consecutivamente primi a livello nazionale come fatturato. La cosa che sicuramente mi ha colpito di più di questa azienda è la possibilità di crescere. Mettiti in gioco, credi in te stesso. Ogni giorno è come se fosse sempre una nuova sfida. L'importante è metterci sempre l'impegno. La Toscana poi ti metterà a disposizione tutto quello che ti servirà per poterti realizzare. Una sicuramente le vendite che mi ha dato più soddisfazione è stata un trilocale completamente ristrutturato al 4° piano senza ascensore, e mentre io facevo gli appuntamenti per questo appartamento in cui credevo fortemente, un agente competitor mi ha incontrato per strada e mi ha detto: guarda che a quel prezzo non lo venderai mai. Il mese dopo abbiamo venduto l'appartamento a quel prezzo. Purtroppo il competitor non l'ho più trovato per dire che l'avevo venduta. Però sicuramente a livello personale è stato molto, molto appagante. In questo gruppo ho trovato sicuramente una famiglia. Mi sono trovato per fortuna in un gruppo molto affiatato, noi infatti siamo, diciamo, un gruppo di colleghi ma anche amici, ci troviamo anche a pranzo, a cena, insomma, siamo molto affiatati. È un gruppo che ti fa crescere e cresce sempre. Sono cresciuto appunto dal punto di vista professionale grazie al gruppo e all'affiancamento che c'è stato fin dall'inizio.